Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Ieri sera, sabato 12 ottobre, è andata in onda la terza puntata di Ballando con le Stelle 2024. E come accaduto nei precedenti appuntamenti, non è mancato lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Le due venivano da un precedente scontro in diretta TV avvenuto la scorsa settimana, ma nei giorni successivi non sono mancate le stoccate sui social e nelle interviste. Dopo l'esibizione di ieri, Sonia ha nuovamente accusato la Lucarelli di averle mancato di rispetto con i suoi giudizi, perché come mamma si è sentita in difficoltà nei confronti della figlia che la guardava da casa. A questo punto è partito il botta e risposta tra le due, ma non rimarrebbe turbata anche se ti vedesse, ha sottolineato Lucarelli. Mi vedo turbata io, ha continuato Bruganelli, spiegando di non sentirsi a suo agio nel rivedersi mentre balla. Allora usi tua figlia per schermarti? Non è bello. Hai detto che ci sarebbe rimasta male, ha attaccato la giornalista. La Bruganelli, dal suo canto, ha spiegato che non usa la figlia, ma come mamma si è sentita in difficoltà. La Lucarelli è certa di una cosa. Alla concorrente non conviene parlare solo del ballo, perché è tra gli ultimi della lista. Come se non bastasse lo scontro acceso con Selvaggia Lucarelli, Sonia Bruganelli nel corso della terza puntata ha dovuto rispondere a un nuovo attacco da parte di Fabio Canino. Quest'ultimo si stava chiedendo per quale motivo la cinquantenne romana avesse deciso di mettersi in gioco nel talent di Rai 1, scartando l'ipotesi che avesse bisogno di denaro, visto che è milionaria. Tuttavia, la concorrente non è apparsa felice di questa affermazione e ha replicato «Non sono milionaria». Nonostante ciò, Canino è apparso convinto della risposta e ha incalzato «Beh, una che fa le foto con aerei privati».